Allora, siamo al giorno 18. Vediamo un po' che succederà. Quando mi sono svegliato, il sole era già alto nel cielo. Mi sento ancora così pigra dopo aver dormito così tanto. Posso dormire per sempre? Ma sicuro. Non volevo dirle di posta per l'eternità. Oddio mio. Questo significa che non devo più preoccuparmi di vivere. No, vabbè, ma mica. Volevo porre fine alla sua vita. Ho dimenticato di pagare la bolletta dell'acqua e ora non abbiamo acqua corrente. Ah, ho fatto una cazzata. Hai capito bene? Carame. E mo? I'm dead. No, non morire su di me. Sì, va, facciamoci. Sì, vai, facciamoci questa partitina, ma. Io non so se riuscirò a beccare il true ending al primo colpo, eh. Chissà come si fa. Io ovviamente non mi sono informato perché lo spoiler è sempre dietro l'angolo, eh. Mi piacciono molto le simulazioni di incontri e le cose con le belle ragazze. Sono come la materializzazione delle ragazze ideale dei nerd maschi. Questo è infatti è vero. Cioè, ragazzi, sarebbero i giochi. I gal game, gli eroge? Come volete chiamarli? L'arte, la musica, il doppiaggio e la scrittura si combinano per costruire queste ragazze che sono la loro salvezza, la risposta alle loro preghiere. Come Reina per Ruby oppure Rika per me. E voglio che Angel essere la ragazza perfetta per tutti i suoi nerd. Auguri. Anche io vorrei parlare con loro di queste cose. Forse potrei lavorare sul mio arretrato di dating sim e trasmetterlo in streaming mentre lo faccio. E mi raccomando, Ame, stream un gioco hentai. E infatti, una visual 9. No, ragazzi, una visual 9 hentai mi mette a ridere. Ci vuole per forza il love forever. Ok, andiamo a streamare. Aspetta. Se vuoi vincere nella vita, devi agire direttamente. Ovvio. Ok, non mi dice nient'altro. Andiamo a streamare la nostra visual novel. A me piace pure molto la cover con le orecchie da coniglio. Tada, ho comprato una visual novel. È un classico cioè, che ho voluto giocare per anni. Da anni. Ah, qua devo solo leggere. Va bene. Wow, ragazzi, sono molto fantasiosi con il saluto, eh. Io non so perché, nel mio caso, invece di leggere Hey Angel, ma non leggerei neanche Hey Tsuhito, io leggerei Ciao Coniglietta. Ormai è diventato un meme. Ah, ora ci spiega chi è il protagonista. Allora, il protagonista è un insegnante, si incontra. Si incontra la ragazza principale quando si va in giro per la scuola al crepuscolo dopo le lezioni. Ah, cioè, praticamente è l'insegnante che si fa le studentesse, minorenni, eh? Un classico. Ah, questa che poi dice Gulp. Questo gioco è solo testo, ma una scrittura così interessante. Tutti i personaggi sembrano in qualche modo. Malati. Non ho ben capito qui. Questo Effed Up. Forse nel senso che sono interessanti in qualche modo? Ah, no, è il malastrato.
malattia, sì. Perché dice anche così, la loro follia dimostra quanto siano puri. Ma follia tipo ganderelle? La gente può impazzire solo se è pura. Pensate tutti che io sia sana di mente? E dopo quelle che abbiamo visto con Ren e Mion. Oddio mio. La ragazza protagonista di questo episodio 9 è... è la ragazza giocatrice che trasmette streaming nella suddetta visione per attirare l'attenzione. Mi chiedo chi sia meno incasinato. C'è un modo per garantire la mia sanità mentale. Sì, hai visto Saccarosio? Se, ragazzi, ma qua ridiamo e scherziamo, ma questa sembra veramente la situazione che ho avuto anche io quando streamavo giochi di nicchia. Beh, la verità, Si parla di tutto fuorché del gioco. Ah, lei sembra normale. Sembra una ragazza normale per me, ma il protagonista la vede come un angelo. Questo videogioco è geniale per molti aspetti. È anche una critica sociale al mondo dello streaming. Io già lo so che sono un angelo e tutti voi mi vedete come un angelo, ma... per fortuna c'è qualcuno che commenta. Sì, poi arriva il coglione di turno con le emoticon. Se avessi potuto l'avrei bannato. Ah, è finita la live? Sì, è quasi finito. Vedete la barretta rossa che si sta caricando? Peccato, avrei voluto una visione nuova lentai. Sarebbe stato divertente, no? Magari lei non si aspettava di vedere quelle scene in live. Vabbè. Almeno la stanno ringraziando. Raga, e abbiamo 56.000 spettatori in live. Vabbè, mi aspettavo qualcos'altro, eh. Ora, intanto ho letto pure il coglione che ha scritto la risposta lì sotto. Allora, il mondo diventa così bello quando il sole tramonta e la linea tra questo mondo e l'altro si confonde mentre il giorno e la notte si fondono. Ogni volta che guardo l'orizzonte sento che mi attira. E poi quello là dice, risponde al mio messaggio privato o mi ammazzerò. Boh, io direi, ammazzati pure. Sì, sì, certo, Ruby. Infatti sono io lo stronzo che fa live di ora, eh. Su giochi di nicchia. Vorrei poter essere risucchiata nel tramonto. Lì sarò sicuro. Perché so che anche se vado dall'altra parte, Picciane mi terrà ancora al sicuro e stretta. Hai capito? In tutti i sensi. Ok, giorno 19. Ok, siamo a oltre 500.000 follower. Non è che mi vuole fare uno speciale? Dice che non riesce più a tornare ad una vita ordinaria. Le persone da tutto il mondo hanno gli occhi su di me. Quello mi rende felice, ma anche terrificante. Più in alto si sale, più duramente si cade. Più la tua fanbase cresce, più odiatori, cioè gli haters e fan scatenati ottieni. Quelli che io avevo una volta. Ma anche così non posso smettere. Se perdo guadagno seguaci, o se le masse mi lodano o mi criticano, sono tutti stimoli gratuiti e il mio cervello ama questa merda. Mi fa piacere, mi fa veramente piacere. Cioè lei, vabbè, ha preso dei libri che ha letto, cioè collezioni di poesie. E poi ha detto, quello mi ricorda, ti ho mai detto la storia dietro il mio nome? Ah, ma lo spiega, questo può essere interessante da leggere, vediamo un poco. Se dico che il mio nome è Ame, tutto... Ah, Ame significa caramella. E io sono così dolce.
Ame può significare anche pioggia. Ah, però in realtà. Ah, ok. Il vero, cioè, lei ha preso ame per pioggia, non per caramella. Cioè, dice. Supponga di essere chiamata pioggia. Cioè, vada bene per la persona. Diciamo, cioè, depressa quel che sono. Sì, raga, comunque si vede che non è una ragazza felice. Ok, vediamo un po' di fare delle azioni qui per scoprire nuove idee per le live. Ah, qua potrei dormire fino a domani, in effetti. Va bene. Non riesco a dormire. Nel momento in cui sono andata a letto, tutti questi ricordi terribili mi sono tornati alla mente. Credo che pregherò che gli altri insonni su internet possano. Ok. Ah, dice che gli altri. Cioè, le altre persone che vanno a soffrire di insonnia possono dormire stanotte. Io sarò il loro angelo guardiano. Ok. Quindi fa. Ragazzi, ASMR 1! Fare una live ASMR per farli dormire. Quelli che soffrono di insonnia un po' come noi, no? In questo momento. E già me la sto immaginando fare ASMR con un microfono che si ficca in bocca. Mannaggia la miseria, mannaggia. Ok, vedete che stai impazzendo giusto poco poco. Ah, dice, sono passati 20 giorni da quando sto streamando, però ne mancano 10 per il mesiversario. Va bene. Ma mica mi aveva detto altro. Ok, love. Bella sta musica. Vedere qualcosa qui su Vanity Search. Facciamo Vanity. Si è capito, Ruby? Ma te l'ho detto, basta essere una bella ragazza. Si otterranno tutti i risultati. Kenger è più come un diavolo che un angelo, ma questo è ciò che amo di lei. Potete dire quello che volete, ma voi non potrete fermarmi. Sto facendo questo perché mi piace, non perché voglio attenzioni maschili. Ah, cioè è rimasta male perché ha. Oh, perché si vuole ammazzare? Oh. Ma poverina. Cioè, pure un po' di haters. Madonna, ma questa qua è molto debole mentalmente. Madonna mia. Sì, questo secondo me fa anche capire che chi magari è una persona molto sensibile non può streamare perché ha a che fare con tanta gente di merda. Smettere di piangere, idiota. Cazzo, lo dici tu a me, Ame? Mi prendi per il culo. Sì, infatti, ragazzi, pure sono una persona molto sensibile. Allora, vediamo un po'. Ah, video streaming, ok. Aspetta. Che dice qua? Stavo guardando questo video di Idol. Stavano tutte mangiando ghiaccioli per qualche. Ah, ma questa è la. Ragazzi, questa è la cosa che ha detto pure l'altra volta. Sexy Stream 3. Io che sto mangiando il gelato. Ma sbaglio, l'abbiamo già letto questo dialogo, ragazzi. Sì,
Sì, mi ricordo il fatto che lei dice: ma perché i nerd piacciono vedere le giovani ragazze che leccano ghiaccioli? Vabbè, qua poi vabbè, ha scritto che ha visto con noi un film sugli squali. Vabbè, vediamo un po' che possiamo fare a livello di live. Oh mio Dio, ragazzi. Cazzo, lo stress sale 80. Ah, avete letto il titolo della live? Pregare che non ci siano bambini a guardare. Andiamo, andiamo. Ma io sono cattivo, Saccarosio, ancora non l'hai capito. No, ragazzi, ma vedremo lei che si ficca sto gelato in bocca. Ragazzi, 106.000 spettatori. 106.000 spettatori. Ok, già il fatto che non stai ancora parlando mi fa... Ok. Ah, ehi, carini, ho comprato del gelato oggi. Guardatelo lì con la stecca. Ma sono ficca in bocca. Oh, hey, amo. Vedrete il commento. Oh, hey, amo anche il gelato. Lo so, ma lei lo vuole utilizzare con un altro metodo. Sì, ragazzi, sembra che sta a fare un lavoretto di bocca al gelato. Dai, su. No, cosa cazzo ha scritto quest'altro? Le mannaggia la puttana. Sai cos'altro è cremoso e che gocciola tutto? Sapete cos'è? Ah, tu sei così carina che sembri una ragazzina. Non posso aspettare di leccarlo tutto. Vai, leccalo tutto. Mamma mia. Oddio mio. Sì, si possono cancellare Dark Mico, ma lascio tutto proprio per la questione del divertimento più estremo. Recensione dei gelati. Andiamo. Oh, intanto questo gelato non si scioglie. Beh, infatti è un fanservice Yukishi. È proprio un metodo per diventare più famosi nel web. Io penso che questa sia la prima volta che lei, cioè, mangi qualcosa in live. Mmm, è così grande. Oh, ragazzi, lo stava leccando. Guarda, guardate la lingua. It's so big, it's so good. Bel commento questo, anche ami gelato. Oddio. Ah, vero, la bibita, sì, ecco, giusto. Che faceva pure schifo di sapore. È così dolce, sta colando dappertutto. È più grande di quanto mi aspettasse. Anche io sono più grande di quanto te l'aspetti. Parla del suo pene. Ah, succhia anche il mio ghiacciolo, vai. No, ho cancellato per sbaglio. Vabbè, intanto ho selezionato quel commento. Era delizioso. Penso che non arriveranno più commenti, raga. Ma guarda Yukishi che in qualche nella seconda live di questo gioco praticamente lei si è tagliata il polso, eh? Lei soffre di autolesionismo. Infatti il gioco è molto serio per certi aspetti. Vabbè, velocizzo un po', ragazzi, no qua non finiamo più. Ok. Ah, credo di mangiare questo ban. Ah, manca il gelato. Sì, ok. Ah, ha detto. Perché lui aveva scritto a lei: mangiati, cioè, succhi anche il mio gelato. E lei ha detto: ok, ma ti banno proprio. Cioè, succhi il mio ban. Il bello è che poi una aveva scritto. Ragazzi, uno aveva scritto nei commenti: scommetto che lei è vergine. Siamo proprio sicuri?
Il gelato è il meglio per le giornate umide come oggi. Fatemi sapere se voi ragazzi volete vedere più recensioni di cibo. Comunque, ok, ci vedremo domani. Ehi, Kenger, vorrei chattare con te. Che ne dici di scambiarci Giants? Sì, sì, col cazzo. No, vabbè, avete letto che cazzo ha scritto qui? Ah, più vado a fare la pervertita e più persone mi attirano. Cazzo, è una bella sensazione. Non so se posso tornare indietro ora. Non hai ancora guardato il mio messaggio privato? Hai dimenticato che sono la tua fidanzata? Questo è l'ultimo avvertimento prima che mi arrabbi veramente. È una cazzarola, un momento, Ame, un secondo. Ok, giorno 21. Allora, lo stress è altissimo. No, vabbè, Ruby dovrebbe capitare quella cosa come con l'affetto a 100, che fa un'azione e poi finisce là. Cioè, non... dovrebbe essere chissà cosa. Possiamo prendere qualcosa per scendere, magari? Forse questo? Non so se è questo qua, però, eh. Ma perché stavo vedendo la barra dello stress, ma non... Ok, dormo fino alla notte, giusto per non perdere la live. Ok, l'abbiamo un pochettino recuperata. Ho detto che ho abbandonato la scuola materna per scherzo su stream e gli Etes hanno pensato che fossi seria. Oh my god. Ah, Yetes, che imbecilli. Allora, io vorrei vedere ora questo qua. ASMR. Ragazzi, lo stress quanto sale. Guarda, ma... ma io vedo che proprio in generale qualsiasi tipo di live aumenta lo stress, che è una bellezza. E facciamo questo allora, dai. Ma che vuoi che aumenti lo stress per il finale? Anzi, ma già sto pensando a una cosa, raga. E se fosse possibile aumentare tutte e tre le cose al massimo? Cioè, tutte e tre gli status. Sì, ragazzi, qua lascio la velocità un pochettino aumentata, perché alla fine dice sempre le solite stronzate. Cioè, grazie ragazzi di cuore per il supporto. Spero che sono sempre il vostro angelo e bla bla bla. In questo speciale dei 500.000 iscritti. Ah, dice... aspettate, qua dice che anche se ha considerato di quittare diverse volte, lei non può lasciare internet. Ah, streamare i miei pensieri nel cyberspazio dove le persone possono accedere. Cioè, ovunque e quando. E proprio. Io streamerò qualcos'altro dentro di te. Chissà cosa. Ah, potrei già essere rotta, di cervello? Più o meno. Ti amerò anche se sei rotta. Madonna. C-
C'è qualcosa di bellissimo nell'essere rotta. Ma io ho i miei dubbi, Kenjana. Sì, dovrei provare a prendere delle pillole dark, però sto cercando di evitare il più possibile. Però qualche pillola la vorrei prendere, in effetti. Ah, dice, non vi preoccupatevi, ragazzi, perché sarò sempre qui. Lo prometto. Fidiamoci di Kangel. Siamo tutti connessi attraverso i nostri computer, i nostri telefoni, i nostri, cioè, le nostre live. Grazie, I love you. Magari diventano amiche mie, amiche forever, Ruby. Fammi giusto velocizzare. Ecco, dice, per piacere, cioè vi prego, amatemi per sempre, con tutto il vostro cuore. Secondo me lei in realtà è una ragazza piena di problemi e... ed è molto bisognosa di attenzione. Siamo vicini al milione. Ok. Tu amerai che Angel. Intanto siamo a 656.000 follower. Ok, ok. Aspetta, ma la vederetta che cazzo ha scritto? A volte mi sento come se fossi l'unica ad avere un cioè un coinvolgimento romantico in questa relazione. Ho sempre paura che le nostre priorità emotive non siano compatibili e che la relazione esploda prima o poi. Ah, paura che io la lasci. Ma questo è solo il mio modo di pensare, giusto? Per fare qualsiasi cosa per te, quindi per favore, amami di più. Mi sembra di leggere più o meno le stesse frasi che mi scrive la mia ragazza, raga, su WhatsApp. Che dice, amami sempre di più e bla bla bla. Mio Dio, mi sembra veramente di vivere la stessa situazione. Ah, qua si può andare a Shibuya. Ah, buono, scende anche lo stress. Quasi quasi. Che bello che questo treno mi ricorda, come ho detto l'altra volta, Pokémon. Ok. Come, Neko? Nel senso che lei vuole, non vuole essere sola, vuole essere, diciamo, forse vuole essere tipo accettata dagli altri, e, perché lei ha avuto comunque delle brutte esperienze in passato. Aspetta. Che cazzo sto a leggere qua? Stavo guardando di nuovo i video delle idol e per qualche motivo rimbalzavano tutti su palle da ginnastica. Oh mio Dio. E tutte le persone nei commenti erano molto eccitate per qualche motivo. Mi chiedo perché. Immagino che debbano essere tutti appassionati di fitness. Sicuro Ame, sicurissimo. Sicuro Ame. Scherzo, lol. Ah, se è il tempo di giocare. Ah, cioè fare l'innocente, è il tempo di fare contenuti. Andiamo a Shibuya, dobbiamo procurarci una palla da ginnastica. Ok, rimbalzerò e mi dimenerò come non ho mai fatto prima, facendo comunque attenzione a non essere bannata. Otteniamo quelle views. Sexy Stream 4. Ah, io che cavalco una grande palla. Ah, vai, anche con le tette che sballonzolano. Sembra che l'avevamo già letta, ma non è nulla di che. Allora. Madonna, quanto cazzo sale lo stress, oh. Ma è assurdo.
Mamma mia. Vabbè ragazzi, facciamolo. Tanto siamo a 95. Allora, vediamo un poco. Allora, io lascio la velocità standard, voglio dire che cazzo fa adesso. Il finale della perversione Saccarosio. In effetti vorrei vedere che succede col troppo stress. Mi sa che al prossimo giro proviamo a farle impazzire un po'. Velocizzo un poco. Allora, guardate, ho comprato una palla da ginnastica. Apparentemente è buona per la... ah, per la postura e la salute. Ah, quindi andiamo a fare educazione fisica. Ragazzi, sta sopra la palla. Ma sembra che sta a cavalcare un ragazzo. No, vabbè. Guardate, guardate! Posso rimbalzare in giro! Sopra la palla! Ah, ragazzi, mi sta cavalcando per davvero! E lei pure felice e contenta di sputtanare la sua dignità. Questo spaghetti sono così felice che non mi sono ammazzato. E ha potuto vedere che Angel che fa la zoccoletta. Questo è pure. Lui dice: Dio, ti ringrazio per avermi fatto vedere questa visione paradisiaca. No, vabbè, io cancello per sbaglio pure. Un saltellare così divertente. Sono felice di averlo comprato. Ci sarà uno che dirà: salta su di me, Kenji? No, eh? Strano, però, me l'hai aspettato un commento simile. Beh, Crystal, compra anche tu una palla da ginnastica e saltella sopra. Ragazzi, avete capito? Sono quelle palle, quelle proprio gigantesche che stanno in palestra. Che poi pure ci sono saltato sopra, eh. Ah, giusto, Ruby, non l'avevo notato. Ecco quel commento. Però peccato, non lo si può far leggere. Ok, lei adesso leggerà qualche commentino. Grazie, Dio. Tutto quello di cui hai bisogno per essere in salute è un po' di duro lavoro. E Dio lo sa. Ma mi sa che Kenji non ha capito che lui intendeva altro con quel ringraziamento, eh. No, per la salute. Va bene. Velocizziamo. Sai che non lo so, Nego, se lo usano anche le donne incinte. Io pensavo lo utilizzavo quando andavo in palestra. Sì, ragazzi, ma avete letto che cazzo... Oddio, quel sati che dice... Please kill me, non preoccuparti. A me. Allora. Che Angel bomb as fuck. Ah, cosa... Ah, sono così stanca per tutta quella... cavalcata. Andrò... a fare un bel lungo bagnetto. Non sbirciate. Sta zoccola. Quindi questo è quello questo è quello che devo fare per diventare una top streamer. Quindi tu sai cosa andrò a fare la prossima volta. Ah, cioè fare ancora più la zoccola. Grazie mille. Mi fa molto molto piacere. Ma ragazzi, ma vedete che sono quasi 1 milione di iscritti qua. E pensare che una persona mi aveva detto che è anche difficile arrivare a quel numero. Boh, a me sembra facilissimo, basta fare la troia. Quando saremo ricchi potremmo avere un attico all'ultimo piano e potrò comprare tutti i vestiti carini che voglio. Potremmo anche avere un animale domestico costoso ed esotico se vuoi. Una scimmia? E tutti i nerd continueranno a mostrarmi
il loro amore. A parte, cioè, a parte il fatto che in teoria dovrebbe dare importanza solo all'amore che do io, cioè se ne dovrebbe fregare altamente dell'amore degli altri, no, raga? Perché in teoria sarei io la persona da cui può veramente avere fiducia. Cioè, tutte queste altre persone non sono veramente, capito? Cioè, non ti puoi fidare di loro. Cioè, mi sembra veramente di vedere la mia vita da youtuber streamer, che è stata sì una vita molto poco famosa, però comunque esperienze simili le ho avute. Ok. No. Ok, non ha scritto nulla. Molto strano. Non è che abbiamo avuto un altro bug. Bah. Allora, non so se questa diminuisce lo stress. Ragazzi, mo ci faccio caso a destra, ma ci sta il sesso. Cazzo, lo faccio. Quasi sblocchiamo una nuova idea per lo streaming. Ok. Andiamo a sfogarci un po' sotto le coperte. Vediamo un poco. Ti amo, Pichan. Ragazzi. Cerco di limitarmi, che comunque è tardi a casa mia. Ha detto: sto quittando nell'essere una streamer. Voglio che tu mi scopi tutto il giorno. Tutti i giorni. È la Madonna. Vuoi proprio farmi fare un trapianto di pene al giorno? Oddio, ragazzi! Ma ci sono 3 concine di letto qui. Ma vuole farla ancora? Ma davvero? I video successivi fanno sempre la maggior parte delle view. Ok, loro la fanno così facile. Non so se posso andare indietro. Cioè, tornare indietro per fare content regolare. Ma davvero? Oddio, ragazzi, ma veramente posso. Dove va? Ok. Ragazzi, sta succedendo qualcosa. Perché stanno. Perché sto vedendo i fuochi d'artificio a forma di cuore? Cazzo, ragazzi, questa mi sta spolpando vivo. Obiettivo sbloccato: ninfomania. Sì, voi non potete vedere quell'avviso di Steam. L'amore a volte può confondere la mente. The end. Ah, ho tutto il finale ninfomania. Ti rimango basito. Ah, e ho potuto sbloccare queste altre fan art. Belline. Saccaroso, l'ho fatto diventare proprio una ninfomane. Sì, però. Cioè, a me non piace l'idea che lei in poche parole. Come se non mi piace l'idea. Cioè, non mi piace l'idea che questi finali durino poco e nulla. A parte il fatto che la musica non la sento più, che si è buggata pure questa, mo. C'è un modo per aumentare lo stress al massimo. Qua arriva a 97. Ma qua ovunque vada, stress diminuisce.
Oh cazzo. Ok, obiettivo sbloccato, overdose. Ok, l'ho drogata. Ok. Sì, cazzo, però qua dice new idea. Ah, forse ho capito. Devo prima diminuire lo stress, forse, per fare questo, ragazzi. Almeno credo. Ma arriva con lo stress a 100. Che volete? Porto lo stress a 100, vediamo un po' che succede. Anche penso sarà sempre il classico finalino idiota, non... Ah, questa sono la classica live sulle cospirazioni, no? Cioè, nel senso... E se il governo vi facesse diventare nerd... Che lascia un po' più velocizzato. Amo le teorie di cospirazione. Sono eccitato. Al massimo poi di carico e facciamo skippiamo sta live. Proveremo a trasformare la massa giapponese in nerd. Cioè per manipolarli, no? Io crederei a tutto ciò che dice che Angel. Auguri. Ah, va bene perché visto che voi siete tutti manipolati nell'essere nerd, cioè potrete incontrare un angelo, cioè io. Mica scema. Allora, ragazzi, siamo arrivati a 100. Un nice cold burrito. Ai, ai, ai. Vediamo che succede. Un nuovo tweet. Ok, nulla di che. Ecco qua, ragazzi, lo stress a 100. Eccolo qua. Oddio, questa ho paura che possa fare qualcosa di folle. Ame, sei tra noi? Pazzo. Ok, non mi fai vedere il Twitter. E volevo leggere i messaggi. Ma questo mica si suicida in live. Ah, a fermetto invece da normale. Cioè, lei ha detto una cosa tipo... cioè, è normale che una persona come me viva? Ah, scusate per lo strano stream, ma voi tutti starete pensando che sono strana. Fa più paura di Rain, culo Ruby. In effetti da queste due scegliere non saprei. So che tutti voi mi... Ah, cioè, mi volete bene, mi supportate, ma...
Cioè, voglio morire. Non posso smettere di pensare a quanto io voglia morire. E quanto io desidera. Cioè, quanto io desideri sparire. Qualcuno mi uccida per piacere. Ah, ma questa musica è inquietante. Dovremmo chiamare la polizia, un'ambulanza? Ok, finita la live. Come il gioco sta continuando? Perché sta succedendo a me? Perché? Provo... Ok. Ah, dice che non sto facendo nulla per lei. Nessuno mi salverà. Sarò sempre sola. Desidero di poter essere cancellata da questo mondo. Esattamente adesso. Oh cazzo, ragazzi, il gioco continua. Guardate la sua faccia. Oh mio Dio. Oh mio Dio. No, va a vedere pure... Cioè, quello che dicono su di lei. Qua pensiamo uno dice che lei è una zoccola. Così questa mamma ancora... Questa mamma si va a deprimere ancora di più. Sento che sto tenendo più... Odio del solito oggi. Le persone mi disgustate. Vabbè. Vai, ma si va a drogare. Andrò a streamare il mio... Cioè, andrò a fare la migliore live stanotte. Oddio, che cazzo di live farà, mo? Che cazzo di rete si ammazza? Anche i commenti normali mi stanno... Cioè, mi stanno dando fastidio adesso. L'unica cosa più discussosa di un nerd è un gruppo di nerd. Mi sa di sì, Ruby. Fai il tuo meglio. Fate il tuo meglio. Un cazzo. Lo farò, grazie, Picciana. Andrò a prendere qualche pillola per calmarmi. Forse un po' più del solito. Cule, quante cazzo ne prende? Dark, ma guarda che è un gioco che si può trasmettere su Twitch, eh. Cioè, esiste la categoria, non è un gioco vietato. I giochi vietati sono quelli che non hanno categoria su Twitch, eh? Tu basta vedere in tutto il mondo in quanti lo stanno streamando sto gioco, come pure stanno pure le live su YouTube, è tutto nella norma, eh? Ok, ragazzi, io ho paura ora di quel che farà in questa live. Scusate, mi avevi fatto tutti preoccupare. Sì, però è strano. Cioè, ha recuperato così facilmente questo status. Lei dice, sto bene, nessuno stress. Basta, lo dice lei. Siete tutti così gentili, vi voglio bene, ragazzi. Hai i tuoi dubbi, Saccarosio? Uh...
Ok, di cosa andremo a parlare? Vediamo un poco. Velocizzo un po'. No, avete letto i commenti. A nessuno importa più di te. Tu sei soltanto un'altra. Cioè, i girl generica. Le persone che danno attenzione ai troll sono anche loro stesse troll. Questa ragazza la fanno impazzire, ma. Ok, ma qualcosa fa. A me velocizza un po'. Calla. Ok, sta impazzendo ancora di più. Che diavolo di problema avete? Non vedete che mi sto facendo il culo per cercare di fare live ogni giorno? Ok, lei è impazzita. Penso che sarebbe meglio per te. Vabbè, fermare lo stream. Ok, lei è andata. Benvenuta follia. Maledetti. Cioè, codardi. Tutto quello che voi sapete fare è di trascinare gli altri giù con voi. Il momento che tu dai a loro attenzione, qualsiasi tipo di attenzione, hai perso. Peccato che a lei purtroppo sta continuando a leggere i commenti. Cioè, che comunque ci stanno persone che scrivono bene nei suoi riguardi. Però lei ormai dà solo importanza ai commenti degli stronzi. Allora, dice: non venite più alle mie live e bla bla bla. Adesso si sta trasformando in un diavolo. Drama time, Ok, la live è quasi finita. Tu sei così noiosa adesso? Voi tutti mi disgustate. Oddio, questo sta andando di. Sta sbroccando, raga. Ragazzo ha vomitato! Io proteggerò Kenji. E Kenji, so che stai guardando. Madonna mia. Madonna Rube, hai visto? Ma io vi giuro, oh, vi giuro, ma ridendo e scherzandomi, come mi sento triste per lei. Sta vomitando arcobaleni! Ma quindi fa pure la cacca arcobaleno come gli unicorni? Forse dovrei uccidermi. Oddio, ragazzi, ma che scrivono? Tipo, vomita per noi stanotte. Che pezzi di merda. Cazzo, continua a streamare. Avete visto? Era meglio il finale ninfomane. Cioè, uno smette di streamare e di fare solo sesso, che è la cosa migliore. Ok, questa colorazione non mi gusta. No, non si può fare niente per cambiare Dark. Bisogna solo andare avanti col gioco. Non si può fare più un cambiamento. Poi comunque, come ho detto precedentemente, io voglio fare tutti i finali del gioco. Quindi questo verrà mostrato.
Capito, saccheroso. Ah, più sesso e meno stress. Sì, infatti, Kishi, ma questa poi la cosa bella è che succede veramente nella realtà, Ah, non preoccupatevi per me, sono già calma. Ma ho i miei dubbi. Non so, è come se gli sviluppatori volessero far intendere, ragazzi, non fate lo streamer come lavoro perché è un lavoro di merda. Che per certi aspetti è un po' così, Ma quasi metto a parlare sempre della carne, mi ricordo qui. Infatti, cioè, lei aveva detto una cosa del tipo: gli streamer sono sempre alla mercé dei loro spettatori. Ma anche qui, questa pure è un'altra frase importante. La gente pensa di poter dire quello che vuole solo perché lo streamer non può essere cattivo con loro. Infatti Vincent, per certi aspetti, sono anche felice di non essere diventato famoso. Che poi mi sta facendo venire in mente alcuni streamer, che adesso non farò i nomi, che si stanno letteralmente distruggendo fisicamente e psicologicamente. Odio questo, sono spaventata. Ok, velocizziamo un po'. Raga, questo ha scritto: voi donne siete sempre così veloci a piangere. Ok, allora, io sono così patetica. Allora, perché non chiudete la dannata... cioè, la dannata live? Perché magari alla gente piace vedere gli altri soffrire. Purtroppo il mondo funziona così. Raga, ma no. Ma voi pensate di avere veramente un sacco di persone in live? Cioè, a parte devi essere attento a qualsiasi cosa tu possa dire, pure qualsiasi commento ironico, perché potresti dire qualcosa che ti rovina la vita in generale. Ma poi sapete pure l'ansia, il peso di avere tutte quelle persone. Io vedo di metto gente come Dario Moccia e company con tutti quei spettatori, che arrivano anche a 20.000... Sì, ma ci sono stati momenti in cui avevano anche circa 20.000 spettatori, una cosa del genere. Cioè, io non ce la farei. Cioè, avrei proprio un'ansia, cioè una certa responsabilità. O sei così ossessionato dal cercare di catturare un altro scorcio di me che vomita davanti alla telecamera? Sì. Vi piace vedermi soffrire, Vi eccita vedermi soffrire? Ma infatti per questo non leggono la chat, perché la chat è invivibile. Mi disgustate, voi siete malati. Ok, io quitto. Ma vomita un'altra volta. Ecco, arcobalena. Avete letto sto cazzo di commento? Che Angel, lasciami slurpare, alias assaporare il tuo vomito. Madonna, che cazzo sta a leggere? No, perché sei chiuso, mannaggia. Il suo vero nome è Ame, a quanto pare. Ah, qua dice sempre salta la scuola. Lei spende tutti, cioè lei trascorre tutto il suo tempo libero nell'avere sesso. Oh mio Dio. Siamo quasi arrivati alla fine del gioco, però. Ma... ah, sta continuando a leggere notizie su di lei. Cioè, non riesce a smettere. Fatemi chiudere tutto, cazzarola.
Ok, pulirò il tuo vomito per te. Ragazzi, non mi metto a tradurre, ma penso che più o meno stiate capendo cosa stanno dicendo. Ah, sto vendendo il vomito di Kangel. Scrivetemi in privato. Ah, così da pazzi. Qualcuno ha veramente trovato. Cioè, ha veramente scoperto dove vive Kangel. Dovrebbe andare tutti. Eh sì, sicuro, guarda. Cioè, vogliono veramente andare a casa sua. Ah, Kanger, spostati. Io sono in amore con Ame adesso. Io amo Kanger e amo anche Ame. Ah, lui spera. Cioè, questo spera che lei faccia un'altra volta una live pazzerella. Una MeTube con no Angel. Ah, un MeTube sarebbe YouTube. Che pezzi di merda sta gente, veramente. Fatemi chiudere qua, ma. Come dai, ok? Oh no, 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 no! Oh mio Dio santo. Ah, cioè, la fa finita. Bello. Cioè, si è praticamente suicidato con gli antidepressivi. Ah, no, ancora viva, però, aspetta. Oddio, ragazzi, questa si ammazza veramente live. Mamma mia! Quanto mi sento triste per lei, cazzo! A parte il fatto che avete visto che si era tagliata un'altra volta. Ah, voi tutti state ridendo di me, non è vero? Questa è anche la dimostrazione del. Cioè, del che una persona debole, purtroppo, con problemi, non dovrebbe streamare perché poi avrebbe a che fare proprio con la cattiveria umana anche nel web. E andrò, ci devi tutti un giorno. Questo è scritto rec, cioè sta registrando la live. Vai, ok, vai in terapia. Io ho chiamato la polizia. Ok, qua velocizzo un poco, va. Non voglio essere ucciso da una ragazza che vomita. Una ragazza vomitevole. Mi manca la vecchia Kangel. Qua addirittura Vincent. Sì, ragazzi, però a parte gli scherzi, a parte. Cioè, veramente avrei fatto a sto punto la live di questo finale di pomeriggio, era meglio, perché mo vi immaginate? Andrò a dormire così. Questo mondo è andato. Ah, cioè, è andata a puttana ormai. Perché stai ridendo? Ok, la live è praticamente finita. Sì, però non si è ammazzata, attenzione. Tutti dovrebbero sbrigarsi a morire. Dai, dai, dai. Cazzo, sta continuando a vomitare? Loro sono qui. Devono aver scoperto dove viviamo. Ah, ragazzi, hanno bussato! Hanno bussato a casa nostra! I fan! Hanno scoperto dove stiamo! Cioè, fermali, fermali! Ma non c'è nessuno qui! Non
non mentirmi. Loro continuano a bussare lo stupido campanello. Non lo sei. Non li sei. Non. Cioè, non lo senti? Vai via. Ma questo non lo posso. Ragazzi, quel documento lì lo si può aprire solo con il true ending o dopo averlo sbloccato, comunque, vedete. Ok, quale si fa mo? Ah, è tutto con lo stesso risultato, va bene. Sì, però posso dire una cosa, cioè, il suo ragazzo non serve veramente un cazzo nella sua vita. Che succede? Cazzarola il suo aspetto. Aspetta. Ho dimenticato di preparare la cena. Non posso rimanere bene a stomaco vuoto. Che. Ah. Come ti suona il curry? Ho bisogno di patate, carote. Sì, ok. Puoi venire al supermarket con me? Quello che è sempre pieno di casalinghe vicino alla stazione. Desiderei poter essere una casalinga. Voglio vivere una vita felice. Ah, cioè una vita sposata felice con te. Poche parole. Vabbè, io. Sì, ti amo per davvero. Sì, perché ragazzi stavo dicendo. Ah, ecco. Qua ci fate diceva altro. Picciano, tu mi ami? Beh, io ti amo. Oddio, ragazzi, ho paura di quello che fa adesso questo. Che mi ammazza? Fa la Yanderello cosa? Mi ami? Veramente mi ami? Oh mio Dio, ragazzi. Ti amo. Più di qualsiasi cosa, di qualsiasi altra cosa nel mondo. Sì. Sì, ti amo un sacco. Mostrami quanto mi ami. E come? Così? Io farò quel curry e poi streamerò. Oh, porca di quella puttana. Ragazzi, oppure di che cazzo di live farà questa? Oh, Madonna Santa! Che spavento, Cristo! Mi sono dovuto ingoiare l'urlo. Ma perché vedo del sangue dietro di lei? Aspetta, ma perché c'è del sangue? Ma mi ha ucciso questa? Ehi, bellezza, sono solo io. Madonna, raga, questa mi ha ammazzato, secondo me. C'è altro che lei si suicidava, ragazzi. Ha ucciso a noi. Madonna mia. Ah, tu dici, Ruby, che adesso si ammazza anche lei? Penso che voi tutti siate molto carini. È divertente. Ah, da gramma del corpo. Grazie Cristo, non ci avevo fatto caso al titolo. Sapete, una volta avevo. Vabbè, un animaletto domestico. L'ho comprato da un negozio di alimentari. Non l'avevo mai visto prima. Questo è come un gioco horror. L'hai detto, l'hai detto.
Sì, Ruby, però il problema è un altro. Io non volevo morire. Ah. A quanto pare avere un animale domestico ti fa sentire come se tu fossi diventato un genitore. E fa aumentare la tua autostima con il tuo nuovo senso di responsabilità. Di cosa sta parlando? Ma qualcosa lo mostra a fine live, già lo so. Mica mostra tipo una parte del corpo, una mano, un cuore pulsante in mano, cosa mostrerà? Non sapevo come allevare un animaletto, no, quindi ho fatto molte ricerche. La mia testa, saccaroso, minchia. A saperlo andavo veramente a vedere un hentai e ci fa pavo pure sopra. Sarebbe stato molto meglio. Ah, dice che l'animaletto è morto molto rapidamente comunque. Qualcuno può portarlo all'ospedale? Beata chi porta a me. Ok, la live è quasi finita. Un giorno l'ho trovato che galleggiava con gli occhi spalancati. Sì, ragazzi, velocizzo un po', che questa è proprio di una lentezza allucinante. Ah, qua mi ho detto così, qua mi ha fatto sentire che non avevo diritto di essere un genitore. Do you love me? Ok, ho capito solo quello alla fine. Ah, se continuiamo. Ah, ragazzi, ma sono ancora vivo, scusa. A parte vedo questa specie di goccia che cade nell'acqua. Quando smetteranno di sorvegliarmi? L'ho bloccati tutti. Non sono completamente convinto. Noi possiamo cambiare internet insieme, certo. E come? Ho fatto i miei compiti, quindi so tutto su questo genere di cose. Intendi la... Ah, la... Come si chiama qua? La torre di trasmissione. Sì, ho lavorato molto duramente, sai, per diventare una streamer super fantastica e tutto il resto. Così carina. Ok, facciamo del nostro meglio. Sì. Sì, un po' impulsivo. Cioè, ma che sai... sai riguardo dei video streaming, no? Sai che c'è sempre un elicottero che sta volando sopra la nostra casa? Io penso che lì per inviare onde di controllo mentale. Mi sono andato proprio fuori di testa.
lei dice: tu non mi prendi mai seriamente. Ma mi piace quando sei un po' cattivo con me. Amore. Sesso. Sì, le farfalle morfo sono le specie di farfalle più belle del mondo. Diventerò una bellissima farfalla e volerò libera nel cielo. Ma in che senso che si ammazza per davvero, ma questa? Oh! Un mamma santa. Questo che ha scritto che tu sei il mio sole per ogni cosa. Addio, ma quando passano le frecciatine sopra, cancello, wow. Cioè, non ho capito, ha ucciso la... Cioè, ragazzi, è come se le avesse ucciso Ame. E adesso è solo che Angel. Che non avevo letto bene all'inizio, però ha detto una cosa del tipo, cioè, invece di chiamarli demoni, perché non chiamarli, cioè, dei? Sì, faceva anche un riferimento alla Bibbia, però non l'ho letto in tempo. Mi sono abbonato a un servizio di streaming recentemente, quindi ho guardato un sacco di roba, specialmente anime. Sì, è così, Ruby. Ma tu ti immagini, Ruby, se questo è true ending? Te lo immagini se è true ending questo? Ho pensato di condividere con voi alcuni degli anime che mi piacciono in questo momento. Ora che mostra come anime? Anime con yanderelle? Ok, vediamo un po'. Dai, basta far vedere qualcosa. Sì, sì. Ok, obiettivo sbloccato. Internet overdose. Questo non so cosa sia. Ah, ho sbloccato il finale. Game over. Bella sta fan art qui. Dove sta il cursore? Questo non so perché mi fa venire un po' lo stile alla Danganronpa. Vabbè, stava dicendo cose senza senso, raga. Non c'era tanta importanza nel tradurre quello che diceva. Cioè, aveva detto cose tipo roba di Bibbia, demoni che in realtà dovrebbero essere divinità. Poi ha detto, cazzata, mo vi dico gli anime che sto vedendo e bla bla bla. Cioè, alla fin fine, infatti, come ha detto Ruby, il marcio del mondo reale ha ucciso Ame e ha lasciato solo che Angel, che è il risultato del marcio che c'è in questo mondo. Comunque è bello, raga, mi è piaciuto questo finale. Cioè, ci sarebbero altri finali da fare, però io ora non so se questo è il true ending, perché esiste il true ending, Che beh, ovviamente, mo non continueremo perché comunque si è fatto un certo orario. Adesso ho fatto quello delle 2:10, meno che avevo detto un'oretta, mi ho fatto un'oretta e mezza. Vabbè, ragazzi, io vi saluto. E sì, è stato molto incasinato, a parte il fatto che ero anche un po' stanco e non avevo tanta voglia di leggere tutto, però penso che più o meno ho capito quello che ha fatto e quello che è successo. Bisogna vedere qual è il true ending, Yukishi, bisogna vedere se è un happy ending il true ending, capì? Perché il true ending esiste, però non so se è felice o meno, più che altro per evitare spoiler. A questo punto era veramente meglio il finale della ninfomane, eh? Ma in tutti i sensi. Ah, ragazzi, sono questi i finali. Allora, io ho sbloccato Ninfomania, poi...
E questo è Internet Overdose. Bomber Girl e Picciana va a esplodere. Non ci sono angeli. Angelo senza cuore. Mi è venuta la mia religione. Ok, è diventata una divinità letteralmente. Muagar Angel. Ho bisogno di te disperatamente. Madonna ragazzi, vedete quante cazzo di finali ci sono. Oh mamma mia. Bello sto finale, catastrofe. Parodia utopica. Sì, cioè il nostro mondo è felice, è mondano, non nessuna, cioè non più rabbia, ma io poco ci credo. Ragazza arcobaleno. Mi dispiace non poter uscire fuori da questo schermo. Magari avesse un'ame in camera mia adesso. Insomma, lavorerò però in formato di info. Cioè, info. Cioè, avete capito, no? Cioè, in infomane. Di certo, non in queste condizioni. Però se si farebbe. Cioè, con lei si farebbe sesso 24 su 24. Ah, poi c'è pure questo finale. Do you love me? Ecco, questo secondo me è il finale di Anderella, sicuro. Ok, questo è quello che ho sbloccato al momento. Sì, bellissima lei col pad in mano. Questa è, come ho detto l'altra volta, una citazione al pad del Dreamcast. Bellissima console giapponese che è stato un flop commerciale assurdo, ma aveva dei giochi veramente, veramente giapponesi.